creato un gruppo di 10 ragazzi con caratteristiche un po' differenti. Alcuni arrivavano dal quartiere, alcuni arrivavano da fuori quartiere. Abbiamo cercato di fare un mix, di costruire un gruppo che potesse insieme fare un percorso. E cosa ci fai qua? Ma allora, in realtà sono qui da 3 giorni, più o meno, quasi 10 ore al giorno, per raccontare il viaggio che abbiamo fatto ad Auschwitz e Birkenau verso marzo-aprile dell'anno scorso. Abbiamo fatto un percorso, si può definire creativo, che racchiude un po' tutte le emozioni che abbiamo provato, e tramite materiali, immagini, eccetera, abbiamo cercato di trasmettere queste emozioni a dei visitatori. E una volta tornati da questo viaggio abbiamo deciso di riflettere un po' sul senso del viaggio e degli incontri che abbiamo fatto durante il viaggio, per raccontare un po' quello che avevamo vissuto, perché ci siamo anche un po' chiesti che cosa c'entrasse quell'esperienza e quel viaggio con l'attualità e col nostro vivere quotidiano. Io sono Alberto, Ponti, sono un arte terapeuta, ho avuto la fortuna di accompagnare questi ragazzi alla ricerca di forme, in sostanza. Il risultato è questo allestimento di un percorso proprio interiore che ogni partecipante, ogni ragazzo ha fatto con le sue emozioni, ma la cosa sorprendente è la possibilità di poter condividere queste emozioni, e quindi è il risultato questo allestimento, questo percorso di un processo trasformativo che è quello creativo. E quindi il progetto era proprio quello di riuscire a far sì che degli adolescenti riuscissero a confrontarsi con la storia, ma anche con delle emozioni profondissime, difficili, molto difficili, perché siamo di fronte alla morte, alla deportazione, all'olocausto, quindi delle cose terribili per tutti, non solamente per gli adolescenti, e sono riusciti a interpretare questa cosa qua con le loro emozioni. E questo è il messaggio è che ognuno non solo non deve dimenticare quello che è successo nella storia, ma che è possibile non solo manipolarlo, trasmetterlo come messaggio e soprattutto attualizzarlo. Primo pezzo dove si cammina calpestando tutti i volti è stata, secondo me, una scelta molto bella da parte vostra, perché fa subito entrare nell'ottica di chi è, non so, proprio delle persone come pezzi, appunto. Mi è piaciuto molto il fatto che abbiate fatto un lavoro così pieno di emozioni, no? Così immediato, così intenso. Mi sono piaciute le foto, mi è piaciuta l'idea, molto particolare, e già anche mi ha dato fastidio dover camminare su tutti quei volti, però in realtà mi richiamava questo stuc, no? Ecco, però quindi già questo era questo procedere e questo calpestare l'uomo, l'avete reso bene, insomma. Un viaggio, l'ho scritto, ho detto un viaggio nelle vostre emozioni e anche nelle nostre. Potrebbe essere itinerante, molto interessante da portare in giro. Quando li calpesti c'è sia il fatto che adesso, insomma, sono, vabbè, nell'aria, nella terra, no? Ci sono ancora, sia che il fatto di calpestarli ti urta. Poi vedere le foto vostre insieme a quelle loro che pian pianino si sfocano, si vede che proprio siamo uguali. Stuck in... togliere tutto a una persona e renderlo pezzo in qualche modo, e quindi diventa una cosa seriale, non c'è più nemmeno la vita, ma non c'è più nemmeno la morte. Thank you.
pensi che non si ripeta una cosa del genere, prima di tutto bisogna educare i giovani, perché siamo noi adulti che possiamo essere testimoni degli orrori che combiniamo, e soprattutto quello di poter trasformare le emozioni in maniera che ci sia una memoria, perché senza memoria non ci sono radici, senza radici non c'è futuro. Una mostra semplice, però che bisogna sentire e vedere proprio stuc per stuc. Qualche tempo fa un altro gruppo di ragazzi è venuto al 6Centro, è venuto a distruggere la mostra sulle foibe che il Consiglio di zona promuoveva. Era un gruppo di forza qualcosa. A me il 6Centro piace molto di più questa sera, è molto più bello. Fosco il cielo sul mio.